E c'è lo zoo di 105! Allora. Dobbiamo ricordare che è successa una cosa venerdì abbastanza sconvolgente. Abbiamo scoperto che al Festival di Sanremo, stranamente perché nessuno l'avrebbe mai immaginato, mai. Giravano soldi sporchi. Così dicono i giornali, il TG5, eccetera, eccetera. Ma noi per saperne di più, per capire in realtà quanti soldi sono stati, diciamo, rubati ai poveri ragazzi innocenti che sognano di cantare ad un festival così bello e onesto. Ma perché andate a pagare al Festival Sanremo? Ovunque, non pagate niente, pagate la povera gente. Che ci colleghiamo con il giornalista più famoso del mondo. Vai. Lui ci darà la risposta esatta. È Vito Scinniti. Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Vito Scinniti. Opinionista e tuttologo di fama mondiale, Vito Scinniti. Il mito della letteratura, il re dei giornalisti, famoso opinionista mondiale, Vito Scinniti. Per avere chiarezza maggiore nella notizia, Vito Scinniti, il mito è tutti i giorni nello Zoo di 105. Oh, Scinniti! Vito, no. Pippatore. Lo vediamo in videoconferenza in questo momento. H chi? Prova il microfonato. Pronto? H. A cagare? H. Ciao Argo. Buongiorno Vito, come sta? Ma abbastanza costipato in questi giorni. Come mai? Ma sento un po' la temperatata. La temperatura è un po' aumentata, eh? 40 gradi. Sì, perché è il mio ufficio stesso. Sì? Fa un po' caldo. Beh, anche nel nostro stesso fa caldo. Infatti devo accendere anche l'aria scondizionabile. Chi? L'aria condizionabile. Perché... Madonna Leone, scusi un attimo, cos'hai? Cosa hai mangiato? Hai ciucciato un califo alla merda? No, ho mangiato una banana, Cosa fa? Ride? Io? No, così. Bene. Hai un tic? Sì, Stia calmo, parliamo del Festival di Sanremo. Sì, allora. Ha scritto due righe? Appena un attimo, a proposito dei righi. Sì. E che te sapete che ha 18 io iaia, quello gatte. Come? Iaiai. Permetti, Icla, ho te saputi che ha deciuto che io, me drogati. Perché voi girate amicizie a qualche abbuttanato figlio di malignita? No, che no. Si adiacente alla mia personatamente, se mi drogati. No. Un cazzo la giugette! No, sia calmo, Vito. Perché io persona affadabile sono. Certo, okay. Soprattutto chiara e sintetica. Sintetica è che non si gioca. Si sente. Voglio di montagna. Vai. Bene, vada. Cambiando argomentata. Sì. Vi ricordate quelle che io dicetti addietrante a riguardata la canzonata italiana della festivalata di Sanremanza stessa? Sì. Di ladri affarabottate. No. Stai calmo. No, facciamo che troviamo un sinonimo a bottanata. Sì. Anche il tazzo culone! No! Eccola che puntuale, sì. Che arriva a lui la notizia della ruberia della gente accorruttata e minchiuta. Sì. Minchiuta soprattutto. Arriva Rimini. Sì. E la canzonata italiana si affottea di fronte a tanta malignità. Bravo! Espressa dall'uddio denarato, si propaga di tante la meschina, de menne summe nella dai non ce la fa il zucchero! Oh. Voce del verbo? Non mi chiedete nessuno a zuccolatare! Due. Quattro. Quattro, scusi. Concludendo! Bene! Stravannati a Pippo Baudati! Sì. Errore di battitura? Esatto. A tutto quello! Sì. Che si fregano soldi, poveri artistanti! Sì. E fanculassi, buttanamente tutti! No. E comprate sta minchiaccia voi! Bravo! Vai. Smiling people, come on, clap your hand, move your face. This is music. Yo, 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 this one goes out to you. Yo, 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 this one goes out to you and you. Because you're too, little zoo.